Con Gigi Consonni, nel dopo presentazione della tua, del tuo ritorno a Grosseto, in realtà non te ne sei mai andato, Grosseto è la tua città, che Gigi Consonni troviamo a distanza di 8 anni dalla prima esperienza in eccellenza con la famiglia Ceri? Io credo un Gigi Consonni molto maturato, con idee molto 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 più chiare. Ma guarda, prima di tutto voglio ringraziare il presidente, il direttore per questa opportunità, perché quando stai a casa che non hai squadra, un po' per scelta delle squadre, un po' per scelta tua, sicuramente diventa difficile, devi stare sempre aggiornato, sempre vedere partite, giocatori, perché poi possono fare la differenza anche quando nell'eventualità si dovesse subentrare a un altro allenatore, come può essere successo adesso. E sicuramente un allenatore, perché qui si parla di allenatore, non vorrei più parlare di ex giocatore, di bandiere, perché anche se lo sono stato, però purtroppo sono due lavori diversi e in questo momento purtroppo per l'età mi tocca fare allenatore, una scelta di un mestiere difficile, una scelta di un mestiere dove devi avere la prontezza di subito assorbire tutti gli insegnamenti che ti possono aver dato due ex allenatori, e ne ho avuti importanti, e le esperienze che magari ti sei portato da allenatore, soprattutto in questi 3 anni che ho fatto in eccellenza col Grosseto e i 2 a Pistoia, l'anno e mezzo a Pistoia. Sono state esperienze importanti che ovviamente fanno crescere, ti aiutano soprattutto nella gestione del gruppo, nella conoscenza dei calciatori, perché mentre sei un giocatore, quando sei giocatore pensi all'allenamento, sì, sei nel gruppo, ti diverti e tutto. Da allenatore è un ruolo completamente diverso, devi fare da psicologo, si dorme poco la notte, questo ve lo posso confermare, però meglio non dormire la notte, perché si pensa a chi devi affrontare, si pensa ai problemi di campo piuttosto che non avere squadra. Senti Gigi, che corde toccherai in questi giocatori? Perché questa è una squadra, secondo me, di qualità. Hai detto tu stesso durante la conferenza che una squadra che non abbia qualità non può disputare un primo tempo come quello di Livorno, e non solo lì. Ma guarda, le corde, prima di tutto devo parlare con i ragazzi, perché ovviamente sono un po' loro diciamo, il termometro dello spogliatoio, del campo. E io cercherò sicuramente di provare a metterli nelle condizioni che, in base alle mie idee o al mio sistema di gioco, ai miei principi, chiamiamolo come vogliamo, che ho. Insieme allo staff dovremmo essere bravi in poco tempo, perché il tempo non c'è, a entrare nella loro testa, come avere un po' empatia con un gruppo. Bisogna essere bravi in questo, a lavorare, perché poi le qualità ci sono, però è anche vero che si sono viste tante squadre di qualità che purtroppo non hanno vinto campionati, magari squadre con meno qualità che hanno tirato fuori quel qualcosa in più per poter e volerli vincere. Quindi da questo punto di vista ogni stagione a sé, ogni periodo del campionato a sé, faccio l'esempio di Pistoia, il primo anno quando si fece una rimonta di 11 punti che si andò sopra e poi alla fine si crollò per una questione di fisica, di grande rincorsa, perché poi non avevamo una rosa ampissima, e quindi dice hai fatto una rimonta, una rincorsa importante, poi non hai vinto niente, però purtroppo è così, però è stata una stagione, anche con quella dell'anno scorso, che mi ha fatto un po' uscire un po' da, diciamo, anche da Grosseto stessa come città, come piazza, mi ha fatto un po' conoscere agli addetti ai lavori fuori, quindi sono state sicuramente esperienze importanti, anche se dopo non è finita nel migliore dei modi. Adesso ho l'opportunità appunto di provarci, di riprovarci nella città in cui vivo con la mia famiglia. La tua città. Non sarà semplice perché ovviamente c'è il distacco di 7 punti, ci sono tante squadre davanti a noi, ci sono Livorno e Siena che sono ovviamente candidate a provare a vincere questo campionato e rimarranno lì fino alla fine, quindi noi dobbiamo cercare di nel più breve tempo possibile di fare più punti. Ovviamente ti sto parlando per più punti per il futuro, ma
dobbiamo guardare la domenica, quindi ai ragazzi dirò che bisogna pensare partita per partita. Ci sono momenti della partita dove anche non si può andare sempre a 200 all'ora, non si può andare sempre piano, non si può sempre gestire, quindi vorrò, siccome da giocatore ero anche questo, io mi piaceva anche a livello tattico, a livello anche di gestione della partita stessa, cambiare un po' e anche in campo decidere, perché alla fine i giocatori vanno in campo e quindi devono anche migliorare in questo, perché comunque sono giocatori importanti. Non ti faccio i nomi perché li sappiamo, li sapete, e sono giocatori che hanno esperienze di campionati anche vinti, e quindi secondo me sanno anche come tirarsi fuori da questo, diciamo, periodo difficile. Perché ovviamente poi quando c'è sempre un cambio di allenatore, che possa essere esonero, dimissioni, è sempre una sconfitta, che può essere per la società ma penso anche per il gruppo, perché ovviamente le intenzioni erano quelle di partire per stare lì davanti. Poi mi vince una sola, campionato di Serie D più difficile della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché per le regole che ci sono, e quindi far meglio dell'anno scorso dove sono vinti i playoff e vincere il campionato e arrivare primi. Un'ultima domanda, magari non mi risponderai: adotterai un nuovo modulo? Ma sai, adesso parlare di moduli non mi sembra giusto, non mi sembra, anche perché sì, conosco bene la squadra, conosco la maggior parte dei giocatori, le caratteristiche, però ovviamente voglio anche parlare con loro, perché poi alla fine l'allenatore deve avere una credibilità all'interno di uno spogliatoio e in campo, per far sì che loro possano fare tutto quello che l'allenatore gli chiede. Quindi, come ti ripeto, l'empatia che ci deve essere tra di noi nel portare entusiasmo, che c'è stato, che però magari i risultati l'hanno un po' affievolito, devono essere bravi loro a mettersi a disposizione, perché magari anche nei momenti di difficoltà ci sarà magari qualche giocatore che giocherà fuori ruolo, e quindi non vorrò mai delle lamentele. La porta del mio spogliatoio sarà sempre aperta per qualsiasi tipo di chiacchierata, di discorso, ma la disponibilità che devono dare loro deve essere, se prima era al 100%, adesso deve essere al 110%, soprattutto perché poi alla fine una proprietà, un presidente, un direttore, è vero, cambiano l'allenatore perché è più facile, però poi alla fine il giocatore si deve prendere anche delle responsabilità, perché poi va in campo il giocatore, e poi sei dietro a contestazioni, a rotture di scatole che non ci possiamo permettere se vogliamo cercare di provare a risalire. Grazie mille, bentornato e un grandissimo bocca al lupo. Grazie a voi, credo.